Cosa rappresentano i sottomarini? Il sottomarino è considerato in tutto il mondo come un'arma strategica. È un'arma che ha un potere deterrente molto importante, perché è molto difficile individuare e localizzare il sottomarino quando si trova in una zona di pattugliamento o di transito. È la prima imbarcazione a uscire in mare quando c'è un conflitto e l'ultima a rientrare. Il piano del San Juan era di partire dal Mar del Plata, eseguire le esercitazioni navali e arrivare al porto di Ushuaia. Queste esercitazioni dovevano continuare a Ushuaia. Dopodiché, il sottomarino doveva completarle in mare aperto, per finire col pattugliamento. Cioè, a dire, il San Juan stava per esporsi a un viaggio che lo avrebbe messo veramente alla prova. È per questo che la Marina stessa la considerava l'esercitazione più importante degli ultimi 30 anni.